per questo 23° incontro della serie Gesù che non hai mai conosciuto. Cominciamo ad avere un bel numero di incontri alle nostre spalle. E pensando a, proprio a questa domenica, in particolare a questa domenica che la Chiesa cristiana, il cristianesimo festeggia come la Domenica delle Palme, ho letto proprio oggi un post interessante su Facebook, scritto da una persona che conosco, e lui ha scritto questo pensando proprio a questo ingresso trionfale. Voi sapete che la Domenica delle Palme si ricorda, si celebra questa entrata trionfale, diciamo, di Gesù a Gerusalemme, in cui lui viene accolto come il re, così tutti stendono dei teli davanti a lui e anche lo accolgono con questi rami di palme. Allora, questo post diceva così: c'è circa 1987 anni fa, sulla strada da Betfage a Gerusalemme, una folla, travisando completamente quelli che erano i suoi insegnamenti e il suo esempio, inneggiava a un uomo con la palese speranza che questo fosse la persona da tempo attesa. Desideravano un re, ma egli si spogliò come uno schiavo. Desideravano un liberatore, ma egli si fece catturare. Desideravano un vincitore, ma egli venne ucciso. La Domenica delle Palme, continua e conclude, è l'esempio più eclatante di come gli uomini abbiano cercato lungo tutto il corso della storia di crearsi un Dio a propria immagine e somiglianza, e di come il pensiero di Dio molto spesso sia all'opposto del pensiero degli uomini. Pensato che è alcuni pensieri molto, molto adatti anche all'argomento, al tema che vedremo, al tema particolarmente che stiamo sviluppando proprio nel Vangelo di Marco, in cui stiamo studiando la vita di Cristo, la vita, le opere di Cristo e il significato per cui Cristo è venuto nel mondo, questo significato che era stato travisato appunto 2000 anni fa proprio da queste persone che lo acclamavano come re, ma che non avevano capito qual era il motivo per cui lui era venuto, e soprattutto il motivo per cui era venuto la prima volta. E naturalmente ci stiamo concentrando, i Vangeli ci spiegano lo scopo della sua prima venuta, ma ci annunciano anche, ci anticipano il fatto che questo re Gesù, venuto la prima volta per servire e per soffrire dei peccati di molti, tornerà una seconda volta per stabilire il suo regno. Vorrei iniziare l'incontro di questa sera con una domanda, forse la domanda in effetti più importante che l'uomo si sia mai posto, si sia posto proprio nella sua esistenza, durante il corso della sua esistenza. E la domanda è questa: c'è una soluzione per i miei peccati? C'è una soluzione per i miei peccati? Ti sei mai fatto questa domanda? Non c'è dubbio che il numero delle religioni che esiste nel mondo, e stiamo parlando di migliaia, sembra anche impossibile di capire quante siano effettivamente tutte le religioni che esistono al mondo e che siano mai esistite. È la prova che l'uomo si è posto questa domanda, che la coscienza dell'uomo è travagliata. L'uomo si rende conto di peccare, di essere ingiusto, e si chiede se c'è una soluzione per i suoi peccati. Possono i miei peccati essere perdonati? Quali peccati possono essere perdonati? Possono essere perdonati tutti i peccati che ho commesso o soltanto alcuni? Probabilmente ci sono persone che pensano che sono soltanto gli altri i peccatori e loro sentono e pensano di essere giusti. Noi viviamo qui in un contesto in cui ci è stato insegnato fin da piccoli che ci sono dei peccati seri e dei peccati meno seri. Ci hanno insegnato sin da piccoli che ci sono i peccati mortali, i peccati veniali. Siamo già venuti un po' all'esistenza pensando che ci sono delle cose, certe cose sbagliate, ma che si possono fare in fondo, che in qualche modo le sistemiamo le cose.
la Chiesa Cattolica, appunto, nel suo catechismo insegna che il peccato mortale è quello che riguarda una grave violazione della legge di Dio, ma non specifica chiaramente di quale grave violazione si tratta, mentre il peccato veniale è soltanto qualche tipo di offesa, insomma. Beh, ho buone notizie, perché la parola di Dio non ci lascia confusa anche su questo, su un aspetto così importante. La parola di Dio ci dà delle risposte chiare su questo argomento dei peccati e del perdono dei peccati. È stata scritta per questo motivo, in effetti. Nel brano di oggi Gesù parla proprio di questo, e parla in effetti dell'unico peccato, pensate, che Dio non potrà perdonare. Gesù parla dell'unico peccato che non verrà perdonato. Lui lo ha già anticipato, qual è? Il peccato definito appunto dalla parola di Dio imperdonabile. Ed è un brano che ha lasciato perplesse molte persone, naturalmente, nel corso della storia. È un brano anche agghiacciante, definito agghiacciante proprio per la verità che Gesù afferma. Molti uomini sono stati turbati proprio dall'idea che potessero aver commesso questo peccato imperdonabile, e quindi di essere senza speranza. Uomini che hanno pensato di essere senza speranza perché avevano commesso questo peccato imperdonabile. Voglio anticiparti che oggi avrai una risposta certa, sicura, che riguarda il perdono dei peccati, e questo peccato in particolare. E questa risposta naturalmente non verrà da me, ma verrà da Gesù stesso, dalla parola di Dio stessa. Vorrei naturalmente un pochino dare il contesto del brano in cui stiamo, anche per chi non c'era domenica scorsa. Dopo la scelta dei dodici, dopo che Gesù ha scelto i suoi dodici apostoli, abbiamo visto qui, siamo nel capitolo 3 di Marco, è un po' come se Marco avesse premuto il tasto avanti veloce, e infatti abbiamo visto che nel ministero di Gesù, dopo quell'avvenimento della sua scelta dei discepoli, erano avvenute molte cose, molte altre cose. Però abbiamo visto, e vediamo, stiamo vedendo, che Marco decide di concentrarsi su uno dei giorni, in effetti, più lungo della vita e del ministero di Gesù sulla terra. Se decidessimo di mettere insieme tutti e tre i Vangeli detti sinottici, cioè quelli che ci danno una prospettiva simile della vita e delle opere di Cristo, cioè il Vangelo di Matteo, di Marco e di Luca, noi vedremo che questa giornata di Gesù, in cui avvengono i fatti che stiamo vedendo, andrebbe in questo modo. La mattina di questo giorno Gesù guarisce un indemoniato. Se vi ricordate, avevamo parlato di questo, guarisce un indemoniato a cui restituisce la parola e la vista, a causa del fatto che quest'uomo era stato posseduto da un demone. Quest'uomo era diventato appunto muto e cieco. Gesù lo guarisce istantaneamente, così come lui faceva, così come lui era solito fare, e quindi guarisce questo indemoniato. Come risultato, subito dopo, questi religiosi, questi farisei dell'epoca, iniziano ad accusare, rivolgono un'accusa, in un modo particolare un'accusa molto precisa e molto seria contro Gesù, e gli dicono appunto che lui faceva questi miracoli con l'aiuto di Satana. Pensate che accusa, e che lui era un indemoniato appunto, e che faceva i miracoli con l'aiuto di Satana. Poi quello che succede dopo questo fatto è che Gesù insegna tutta una serie di parabole. Se guardassimo nel Vangelo di Matteo, al capitolo 13, sono una serie molto lunga di parabole sul regno dei cieli. Poi non è finita qui, perché dopo tutto questo momento di insegnamento ai suoi discepoli, ma anche alle folle, con i suoi discepoli prendono il largo nel lago, con l'intento di raggiungere l'altra riva del lago. Durante questa traversata del lago avviene una tempesta,
Gesù si era addormentato per la stanchezza, e lo capiamo, era un giorno pesante, intenso. Sopraggiunge appunto questa tempesta, Gesù calma la tempesta, raggiungono l'altra parte della riva e giungono nel paese dei Geraseni, dove Gesù di nuovo guarisce un altro indemoniato che aveva moltissimi demoni in sé, infatti si chiamava Legione, questo demone. Tutto questo avviene nello stesso giorno. Pensate quante cose, e pensate a Gesù, molto spesso buona parte di questa giornata circondato da folle che volevano essere guarite. Però noi adesso ci troviamo nella mattina di quel giorno in particolare, e in quella mattina di quel giorno succedono diversi avvenimenti importanti che sono descritti in questo brano che stiamo guardando. Quindi vi chiedo di aprire il Vangelo di Marco al capitolo 3. Vorrei rileggere dal versetto 20 al versetto 35, dove appunto avvengono questi episodi. Marco, capitolo 3, pagina 991. Leggo dal versetto 20 al versetto 35. Marco scrive: poi entrò in una casa e la folla si radunò di nuovo, così che egli e i suoi non potevano neppure mangiare. I suoi parenti, abbiamo visto si tratta proprio della sua famiglia, Maria e i suoi fratelli, udito ciò, loro si trovavano a Nazareth, vennero per prenderlo, decisero di andare a prenderlo, un viaggio di circa 5 ore, perché dicevano: è fuori di sé. Gli scribi, che erano scesi da Gerusalemme, anche loro erano venuti da Gerusalemme, avevano fatto un bel viaggio, dicevano: egli ha Belzebù e scaccia i demoni con l'aiuto del principe dei demoni. Ma egli, chiamatili a sé, diceva loro in parabole: se un regno è diviso in parti contrarie, quel regno non può durare. Se una casa è divisa in parti contrarie, quella casa non potrà reggere. Se dunque Satana insorge contro se stesso ed è diviso, non può reggere, ma deve finire. D'altronde, nessuno può entrare nella casa dell'uomo forte e rubargli le sue masserizie, se prima non avrà legato l'uomo forte. Soltanto allora gli saccheggerà la casa. E poi arriviamo ai versetti che guarderemo stasera. In verità vi dico, ai figli degli uomini saranno perdonati tutti i peccati e qualunque bestemmia avranno proferita, ma chiunque avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non ha perdono in eterno, ma è reo di un peccato eterno. Egli parlava così perché dicevano: ha uno spirito immondo. Versetto 31. Giunsero sua madre e i suoi fratelli, dopo queste 5 ore di viaggio, e fermatisi fuori lo mandarono a chiamare. Una folla gli stava seduta intorno, quando gli fu detto: ecco tua madre, i tuoi fratelli e le tue sorelle sono lì fuori che ti cercano. Ed egli rispose loro in questo modo: chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? Girando lo sguardo su coloro che gli sedevano intorno, disse: ecco mia madre e i miei fratelli. Chiunque avrà fatto la volontà di Dio, mio fratello, sorella e madre. Per orientarci, per capire meglio di che cosa stiamo parlando, questo brano si divide appunto in tre parti. Abbiamo visto la prima parte proprio nel versetto 20 e 21, dove parla della famiglia di Gesù che parte da Nazareth per raggiungerlo. La seconda parte, dal versetto 22 fino al versetto 30, descrive questa situazione, questo dialogo, questo scontro di nuovo con questi religiosi, con questi scribi che lo accusano e che lo attaccano, gli fanno questa accusa così forte, così specifica tra l'altro. E poi dal versetto 31 al versetto 35 troviamo appunto la famiglia di Gesù che arriva, che lo raggiunge, e con dei commenti di Gesù, che Gesù fa riguardo a cosa significa essere parte della sua famiglia, che sono importantissimi e che vedremo però tra 2 domeniche, quando ci appunto riprenderemo i nostri incontri dopo Pasqua.
Domenica scorsa, appunto, questo per aiutarvi anche per voi che non eravate qui, ho parlato dai primi versetti che abbiamo visto di questo brano, ho parlato delle tre opzioni riguardo all'identità di Gesù. Ci sono soltanto tre opzioni riguardo all'identità di Gesù. Se ricordate, Gesù afferma ripetutamente, continuamente nei Vangeli, di essere Dio stesso, di essere il figlio di Dio. Ora, ci sono due opzioni in effetti riguardo davanti a queste affermazioni: o sono vere o sono false, o sono vere o sono false. Nel caso in cui queste affermazioni di Gesù fossero false, ci sono due opzioni ancora. C'è la possibilità che Gesù sapesse di dire, di fare un'affermazione falsa quando diceva di essere Dio. In questo caso Gesù sarebbe stato un bugiardo e della peggiore razza. Oppure c'è anche l'opzione che lui non si rendeva conto di fare delle affermazioni del genere, in quel caso lì Gesù sarebbe soltanto così, uno squilibrato, un folle, qualcuno che si è illuso di essere addirittura il Messia, il Salvatore del mondo. Però se queste affermazioni che lui ha fatto sono vere, allora rimane soltanto un'altra alternativa, e cioè il fatto che lui è il Signore, il fatto che lui è Dio, il Messia, promesso dalle scritture dell'Antico Testamento. E l'obiettivo di Marco, come ho detto domenica scorsa, è molto chiaro. Marco voleva che ogni persona che ascoltava questo Vangelo, Marco voleva che ogni persona che leggesse questo Vangelo facesse una scelta. Ognuno di noi deve fare una scelta davanti a queste opzioni riguardo all'identità di Gesù. In quale gruppo sei? Di quale gruppo fai parte? A quale conclusione sei arrivato riguardo a Gesù? Che fosse soltanto un folle? Che fosse uno squilibrato? Faceva delle affermazioni senza veramente sapere che cosa affermava? O che era un bugiardo? Che effettivamente, come dicevano gli scribi, era mandato, in qualche modo faceva quelle cose che faceva per conto di Satana, e quindi non era Dio, non era il figlio di Dio, ma era in combutta con il diavolo. Oppure credi che Gesù è il Messia? Scusate, soltanto un momento. Dobbiamo risolvere un problema. Gli scribi avevano già fatto la loro decisione, avevano già scelto in quale gruppo far parte. Questi scribi, che erano, se vi ricordate, sono gli esperti della legge, sono quelli che trascrivevano la legge di Dio e quelli che la insegnavano al popolo, avevano già fatto la loro scelta, si erano schierati decisamente contro Gesù. Infatti, come ho detto, gli avevano fatto un'accusa molto specifica. Avevano detto che era abitato personalmente, addirittura avevano detto, proprio affermato, che lui era posseduto personalmente da Satana, proprio come quelle persone da cui Gesù cacciava i demoni, e che quindi tutto ciò che faceva lo faceva con la potenza e la capacità che Satana gli dà. Questi scribi non potevano negare l'evidenza di questi miracoli che Gesù aveva fatto. Gesù aveva fatto dei miracoli, non potevano negarlo. Era chiaro che un miracolo di quel genere poteva essere stato fatto soltanto da Dio o da Satana, dal suo avversario. Cioè erano miracoli comunque sovrannaturali. E così loro decidono di prendere la strada e di accusarlo di essere appunto mosso da Satana. E la domanda che dovremmo porci è: ma perché uomini così anche intelligenti, uomini così pieni di conoscenza delle scritture, avevano preso, erano arrivati a questa conclusione riguardo a Gesù, riguardo alla sua identità? In effetti la parola di Dio ce lo dice, perché in un'altra parte delle scritture noi sappiamo che il motivo per cui questi uomini odiavano Gesù era perché erano invidiosi. È scritto nel Vangelo di Marco, nel capitolo 15, proprio quando noi vedremo più avanti, quando arriveremo lì,
questi religiosi consegneranno appunto Gesù a Erode. C'è scritto che Erode sapeva che questi capi dei sacerdoti, questi farisei, questi scribi, glielo avevano consegnato attraverso, dopo aver fatto un processo farsa, con false accuse, glielo avevano consegnato perché erano invidiosi, per invidia. Questi scribi, questi farisei, questi sacerdoti erano invidiosi di Gesù, erano invidiosi del suo successo, erano invidiosi delle capacità che lui aveva, erano invidiosi di questo insegnamento autorevole che, loro, che lui dava, a differenza loro, che davano un insegnamento senza autorità. Quindi era per una questione di potere, era perché volevano avere il controllo, e naturalmente Gesù rappresentava una minaccia per loro. Però non so se avete notato l'ironia, anche pensando alle storie che abbiamo visto fin qui e commentato fin qui. Marco ha sottolineato un contrasto fin qui molto grande. Gli scribi dicevano che lui era posseduto da Satana, Gesù, ma i demoni stessi, se vi ricordate, riconoscevano la sua identità. I demoni riconoscevano la sua identità, sapevano che si trattava del figlio di Dio, lo proclamavano, lo confessavano pubblicamente, appunto che Gesù gli diceva di stare zitti. E poi si gettavano davanti a lui, riconoscevano la sua autorità come il figlio di Dio, i demoni. E così abbiamo visto che al versetto 27, questo l'abbiamo visto domenica scorsa, appunto Gesù risponde a questi scribi, risponde a questa accusa, spiegando invece che cosa stava realmente accadendo, gli dando l'unica spiegazione ragionevole di quello che stava accadendo, e cioè che quando Gesù cacciava i demoni, lui gli spiega, stava in effetti dimostrando di essere più forte di Satana, non di essere in combutta con Satana, non di essere venuto per fare miracoli con la forza e la potenza che Satana dava, ma era venuto per dimostrare di essere più forte di Satana, e quindi stava dimostrando di essere chi? Chi è più forte di Satana? Dio. Stava dimostrando di essere Dio, stava dimostrando che il re mandato da Dio, il Messia, cioè lui stesso, era lì con loro, era lì davanti a loro in carne ed ossa, e che quindi il regno di Dio si era avvicinato a loro. E così è in questo contesto, che Gesù dà questo avvertimento molto severo che troviamo proprio nei versetti da 28 a 30. E questo brano, che come ho detto prima, è stato definito il brano, uno dei brani più agghiaccianti, raccapriccianti del Nuovo Testamento, perché parla chiaramente di un peccato che non verrà perdonato, dell'unico peccato che non verrà perdonato. Gesù dice, se notate al versetto 28, dice: in verità vi dico, ai figli degli uomini saranno perdonati tutti i peccati e qualunque bestemmia avranno proferita, ma chiunque avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non ha perdono in eterno, ma è reo di un peccato eterno. Egli parlava così perché dicevano: ha uno spirito immondo. Spero di avervi aiutato a rientrare in questo contesto, nella situazione in cui ci troviamo, perché noi vedremo, appunto, ho diviso in tre parti questi tre versetti che vedremo. Nel versetto 28 vediamo che Gesù fa un'assicurazione, l'assicurazione di un perdono totale. Poi nel versetto 29, il versetto successivo, Gesù dà un avvertimento contro il peccato eterno. Dopodiché nel versetto 30 vediamo proprio questa accusa specifica sul peccato imperdonabile. Quindi un'assicurazione, un avvertimento e un'accusa. Questi tre elementi sono tre mezzi, e questo è lo scopo. Questi tre elementi sono tre mezzi attraverso i quali Dio vuole chiamare te, vuole chiamare noi al ravvedimento e a una fede personale nella persona e nell'opera di Gesù Cristo. Credo anche che Dio voglia usare questo messaggio per
rassicurare anche o chiarire le idee a quei cristiani, a quei credenti che forse hanno pensato sbagliatamente in passato di aver commesso questo peccato imperdonabile, che capiremo di quale peccato si tratta, di che cosa stava parlando Gesù. Ci sono alcune domande, naturalmente, che quando leggiamo un brano così diventano, insomma, chiare davanti a noi, che hanno bisogno di trovare una risposta. Prima di tutto, che cos'è questo peccato imperdonabile? Perché è imperdonabile? Quando è che viene commesso questo peccato imperdonabile? Chi può commetterlo? Chi può commetterlo? È possibile commetterlo anche oggi o no? E anche un'altra domanda, l'ultima domanda a cui ho pensato è: esiste oggi un peccato che Dio non può perdonare, che Dio non potrebbe perdonare? Queste sono tutte domande a cui vogliamo rispondere, voglio rispondere attraverso questo messaggio. Partiamo quindi dal versetto 28 con questa assicurazione o rassicurazione di Gesù di un perdono totale. Lui dice al versetto 28: in verità vi dico, ai figli degli uomini saranno perdonati tutti i peccati e qualunque bestemmia avranno proferita. Mi fermo lì, mi fermo qui per un momento. Questa è un'assicurazione di un perdono totale. L'importanza della posta in gioco che c'è in questa frase, è dimostrata dal modo in cui Gesù inizia questa affermazione. Lui inizia dicendo in verità. In verità. È la prima volta che troviamo questa espressione nel Vangelo di Marco. È la prima volta che troviamo questa parola, in verità. Gesù stesso diceva, iniziava i suoi discorsi dicendo in verità vi dico. In verità è la parola ebraica amen o amen. È una parola che significa in effetti veramente o sicuramente. Gesù, è come se Gesù stesse dicendo: certamente io vi dico che è proprio così. Voleva che fossimo certi della certezza di quello che lui stava affermando. L'equivalente nell'Antico Testamento era un'espressione che spesso veniva usata proprio da Dio, che era questa: come è vero che io vivo, dice il Signore. Quando il Signore nell'Antico Testamento parlava e stava affermando qualcosa che voleva che il popolo di Israele sapesse, era certo, era sicuro, Dio dice: come è vero che io vivo, dice il Signore. Però se notate, non so se avete notato qui, Gesù qui sta parlando in base alla propria autorità. Lui sta dicendo: in verità io vi dico. In verità io vi dico. Qual è l'implicazione anche qui? Qual è l'implicazione anche qui? Che Gesù è Dio. Che Gesù è Dio. In verità io vi dico. È come se stesse dicendo: guardate, io vi dichiaro solennemente sulla base della mia propria autorità, il figlio di Dio. Si tratta di una ammonizione molto severa, quella che poi segue in risposta a questa accusa che aveva ricevuto dagli scribi di essere posseduto da Satana. Però se ci pensiamo bene, questo versetto è anche un'affermazione della volontà di Dio di perdonare gli uomini. Descrive la grazia di Dio verso gli uomini. Descrive il desiderio di Dio di perdonare agli uomini tutti i loro peccati. Sta presentandoci la grazia meravigliosa, stupenda, abbondante di Dio. Qui Gesù dice che agli uomini saranno perdonati tutti i peccati. Vi rendete conto? Questa è un'affermazione meravigliosa della grandezza del perdono di Dio, della grazia di Dio. Se sei qui e ti chiedi se Dio veramente voglia perdonare i tuoi peccati, hai già trovato la risposta. La risposta è affermativa: sì, lo vuole. Se sei stato mai in dubbio riguardo al fatto che Dio volesse perdonare i tuoi peccati, ti posso rispondere con certezza sulla base
di questo brano che Dio vuole perdonare tutti i tuoi peccati. Questo è il suo desiderio. Questo è il motivo anche per cui noi facciamo queste conferenze. Non ci sarebbe, se non fossimo convinti di questo, noi non avremmo nessun motivo di fare e organizzare queste conferenze. Andremo piuttosto al mare una domenica così, andremo a divertirci, andremo a fare qualcosa di diverso da quello che stiamo facendo. I peccati degli uomini, sta dicendo Gesù, tutti quegli atti di disubbidienza che producono una barriera tra l'uomo e Dio, possono essere perdonati e rimossi. Tutti, tutti, dice. E qui ogni parola è importante. Anche in greco la parola tutti significa, pensate, tutti, tutti. Certo, sappiamo qual era la condizione. Chi tra voi ha seguito dall'inizio questi nostri incontri sa qual era la condizione per il perdono. Vi ricordate qual era la condizione per il perdono? Tutti i peccati verranno perdonati, i peccati di cui gli uomini si ravveranno. La condizione è il ravvedimento. Questo è, non è menzionato qui da Gesù, ma il ravvedimento e la fede è la condizione, sono le due condizioni che Gesù aveva messo proprio iniziando a predicare il suo messaggio. Stava chiamando tutti gli uomini al ravvedimento e alla fede. Marco qui mette l'accento sulle cose che facciamo in modo particolare, sulle azioni, si riferisce agli atti peccaminosi, alle azioni ingiuste, alle cose sbagliate che abbiamo fatto. Questo non significa, voglio essere chiaro, questo non significa che Dio perdonerà tutti gli uomini. In questo brano Gesù non dice che Dio perdonerà tutti gli uomini, ma significa che Dio perdonerà tutti i tipi di peccati. Tutte le categorie, diciamo così, di peccato possono essere perdonate da Dio. Pensa per un momento ai peccati che noi come uomini commettiamo o potremmo commettere. Sono un'infinità. Li vediamo nella nostra vita, li leggiamo sui giornali, li ascoltiamo in televisione, un'infinità. Dire il falso, ingannare, rubare, uccidere, commettere adulterio. Chi più ne ha più ne meno. Ma non soltanto questo, Gesù aggiunge qualcosa, non parla soltanto dei peccati, dice qualunque bestemmia avranno proferita, qualunque bestemmia avranno pronunciata. Questa è una classe molto specifica di peccati. Oggi quando parliamo di bestemmiare ci riferiamo a un modo di parlare offensivo contro Dio, associamo la bestemmia subito a Dio. È un modo di parlare che getta discredito su di lui. La Treccani, per esempio, l'Enciclopedia Treccani definisce la bestemmia in questo modo, dice: è un'espressione ingiuriosa e irriverente contro Dio e contro le cose sacre, è un parlare oltraggioso contro il Signore. Questa parola però all'epoca aveva anche un significato più ampio, senso più generale, significava usare un linguaggio insolente, un linguaggio di diffamazione, un modo di inveire contro qualcuno, di ingiuriarlo, che poteva essere diretto sia contro Dio ma anche contro altri uomini, contro altre persone. E quando Gesù qui assicura appunto che Dio è pronto a perdonare tutti i peccati e anche ogni bestemmia, sta usando questo termine nel senso più generale. Lui sta dicendo che Dio è pronto a perdonare ogni offesa fatta al nome di Dio, contro il nome di Dio. E naturalmente non credo che ci sia bisogno che io faccia degli esempi, perché sappiamo bene di che cosa stiamo parlando. Ho trovato interessante che nel brano parallelo che Matteo scrive nel suo Vangelo, tra queste bestemmie è incluso anche un modo ingiurioso di parlare contro Gesù stesso. Pensate, in Matteo 12:32 Gesù dice proprio questo, parlando di se stesso, dice: a chiunque parli contro il figlio dell'uomo era un'espressione
riferita a se stesso, dice anche a chiunque parli contro il figlio dell'uomo sarà perdonato. Ho pensato al fatto che se non fosse stato così, per esempio l'apostolo Pietro non sarebbe stato perdonato. Come poteva essere perdonato Pietro che aveva rinnegato Gesù? Aveva parlato contro Gesù quando queste persone lo hanno riconosciuto per essere uno dei suoi discepoli. C'è scritto nel Vangelo di Giovanni, nel Vangelo di Marco, che Pietro addirittura aveva cominciato a maledire, a imprecare, quando gli hanno detto che lui era uno dei discepoli di Gesù. Lo aveva proprio rinnegato. Invece poi vediamo che Gesù lo ristabilisce. Come ho detto, Pietro fu il portavoce degli apostoli, fu l'uomo che Dio usò per aprire il regno dei cieli attraverso la predicazione della parola di Dio proprio al momento della nascita del regno. E che dire di Saulo da Tarso? Che dire di Saulo da Tarso, che è diventato poi l'apostolo Paolo? Sentite che cosa scrive lui in 1 Timoteo capitolo 1. Dice: io ringrazio colui che mi ha reso forte, Gesù Cristo, nostro Signore, per avermi stimato degno della sua fiducia, ponendo al suo servizio me. Perché? Lo dice subito dopo. Che prima ero un bestemmiatore, un persecutore e un violento, ma misericordia mi è stata fatta. Questo è Saulo da Tarso, l'apostolo Paolo, che scrive: misericordia mi è stata fatta. E poi spiega anche perché gli è stata fatta misericordia. Lui dice: e per questo mi è stata fatta misericordia, affinché Gesù Cristo dimostrasse in me, prima di tutto, tutta la sua pazienza, io, a quanti in seguito avrebbero creduto in lui per avere l'eterno. Dio voleva che noi guardassimo all'esempio di Paolo, di Saulo, quando ancora era Saulo da Tarso, un bestemmiatore, un persecutore, un violento, e voleva che guardassimo appunto all'esempio di quest'uomo che a un certo momento era stato perdonato di tutte queste bestemmie, di tutti questi peccati, di questa violenza che aveva commesso, e addirittura era stato chiamato al suo servizio. Dio è pronto a perdonare uomini che peccano contro di Lui, che bestemmiano contro di Lui il suo nome, in questo modo. Dalla parola di Dio sappiamo che ogni peccato è una violazione della legge di Dio. Non è vero che ci sono i peccati più seri e i peccati meno seri. Ogni peccato, dice la Scrittura, è una violazione della legge di Dio, è un affronto contro Dio e merita la morte, merita di essere punito secondo la giustizia di Dio, una punizione eterna. Ma questo fa risaltare ancora di più la grazia di Dio. Questo ci ricorda che Dio è un Dio grande nel perdonare, misericordioso. Però c'è un'eccezione. Perché Gesù, avendo detto questo, afferma anche che c'è un peccato che non verrà perdonato. Dopo aver detto che tutti i peccati verranno perdonati, dopo aver detto che Dio è pronto a perdonarci di tutti i peccati, dopo aver visto anche alcuni esempi, l'apostolo Pietro, l'apostolo Paolo, di uomini che sono stati perdonati anche delle loro bestemmie contro Dio, Gesù ci afferma che c'è un peccato che non verrà perdonato, che c'è un tipo di irriverenza che non può ricevere il perdono, la bestemmia contro lo Spirito Santo. E così, dopo aver visto questa assicurazione di un perdono totale, adesso vediamo l'avvertimento contro il peccato eterno, al versetto 29. Gesù dice: ma, i ma sono importanti nella Bibbia, ma chiunque avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non ha perdono in eterno, ma è reo e colpevole di un peccato eterno. Qui Gesù, per dimostrare la gravità di questo peccato, ne descrive gli effetti. Se notate, descrive gli effetti di questo peccato. Infatti dice che questo peccato, questa bestemmia contro lo Spirito Santo, ha delle conseguenze
eterna, produce una colpa eterna. È chiaro che sta parlando di qualcosa di particolare, di una bestemmia non ordinaria, come quelle di cui abbiamo parlato fino adesso, ma di che cosa si tratta? Alcuni hanno pensato che il peccato imperdonabile fosse qualche tipo di eccesso di immoralità, una vita molto dissoluta, no? E così tante persone hanno, essendosi, riconoscendo di essersi abbandonati a uno stile di vita molto licenzioso, molto dissoluto, ad azioni molto immorali, hanno pensato che avevano commesso questo peccato imperdonabile e che ormai si trovavano in una situazione così, alla deriva, ormai senza speranza. Però vorrei ricordarvi questo per rispondere a questa possibilità, che Gesù qui in realtà si stava rivolgendo non a delle persone immorali, Gesù qui si stava rivolgendo a dei religiosi, Gesù si stava rivolgendo a delle persone morali. Questi scribi erano persone morali, erano persone che insegnavano la parola di Dio. Non possiamo fargli l'accusa di essere persone immorali. Naturalmente ho parlato del fatto che erano ipocriti, ho parlato del fatto che erano orgogliosi, ma non erano immorali nel senso di vivere una vita licenziosa o dissoluta, di commettere peccati sessuali. Qui però, quando Gesù parla del peccato imperdonabile, si sta riferendo a un peccato molto specifico, e dobbiamo procedere per gradi. Lui dice: ma chiunque avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo. Qui sta parlando di una diffamazione, perché la parola bestemmiare, appunto, come ho spiegato prima, è una diffamazione contro lo Spirito Santo, rivolta allo Spirito Santo, rivolta alla persona o all'opera dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo, qui quando viene menzionato in questo versetto 29, contro lo Spirito Santo, Marco lo scrive proprio in questo modo: lo Spirito, il Santo. E questo lo fa per mettere in evidenza, proprio per mettere in rilievo la natura santa dello Spirito di Dio. La natura santa dello Spirito di Dio. La Bibbia dice chiaramente che lo Spirito Santo è la terza persona della Trinità, è una persona. Non è una forza impersonale, come per esempio i testimoni di Geova insegnano. Quindi, quando parliamo dello Spirito Santo, stiamo parlando di Dio stesso. Quindi bestemmiare, prima di tutto, bestemmiare contro lo Spirito Santo significa compiere un attacco diretto, rivolto contro Dio. Questa è la prima cosa che dobbiamo sottolineare, un attacco diretto contro Dio stesso. Significa affermare cose non vere su Dio riguardo alla natura di Dio, naturalmente sulla terza persona della divinità. Dire per esempio che Dio non è santo, dire per esempio che Dio non è giusto, dire per esempio che Dio non è puro, quando invece lo è. Questo è un modo per diffamare Dio, o negare qualcuno dei suoi attributi, qualcuno delle sue virtù, le sue perfezioni. Questo è un modo per diffamare Dio. Però, come sto sottolineando, in questo contesto in cui Gesù parla di questa bestemmia dello Spirito Santo contro lo Spirito Santo, questo peccato indica qualcosa di ancora più specifico. Significa proprio distorcere intenzionalmente qualcosa che riguarda o che riguardava l'opera che lo Spirito Santo stava compiendo quel momento. Ora voglio ricordarvi che tutto il ministero di Gesù, dal momento in cui fu concepito nel grembo di Maria, fu guidato e immerso in qualche modo proprio dallo Spirito Santo, e fu immerso nello Spirito Santo. Per esempio, ho menzionato il concepimento, ma abbiamo visto lo Spirito Santo scendere su di lui al momento del battesimo, se vi ricordate, proprio all'inizio del Vangelo di Marco. Abbiamo visto che quello era il modo in cui lo Spirito Santo scendeva su di lui e gli dava quella potenza per compiere il suo lavoro, per predicare con quell'autorità che Gesù aveva. Lo Spirito Santo ha guidato Gesù, lo Spirito Santo ha diretto Gesù
Lo Spirito Santo gli ha dato la potenza, la capacità di fare quei miracoli. Lo Spirito Santo, c'è scritto anche che è la persona che ha risuscitato Gesù. Il Padre ha risuscitato Gesù il terzo giorno dalla morte per mezzo dello Spirito Santo. Ora, quello che vorrei proprio sottolineare e che dobbiamo capire è che in quel momento storico, quando Gesù si trovava sulla terra, lo Spirito, tra le altre cose, stava dando testimonianza, perché questo è uno dei ruoli dello Spirito Santo, che è quello di dare testimonianza che Gesù è il Messia, che Gesù è il vero Re. Lo Spirito, in quel momento storico in cui Gesù si trovava sulla terra, stava testimoniando del fatto che Gesù era più forte di Satana, che Gesù era quell'uomo più forte, in grado di entrare nella casa dell'uomo forte, cioè di Satana, e di rubargli le masserizie, di prendere quelle persone che Satana possedeva, aveva posseduto attraverso i suoi demoni. Soltanto il Messia era in grado di fare una cosa così. Probabilmente in che modo lo Spirito Santo stava testimoniando questo? Dando a Gesù questa capacità, questa potenza di fare quei miracoli, quelle guarigioni e quegli esorcismi. E Gesù qui sta avvertendo quegli uomini, quegli scribi che gli avevano fatto quell'accusa, avvertendoli del fatto che loro stavano negando questo. Loro stavano negando la realtà che lo Spirito Santo testimoniava di lui che era Dio, che era il Messia, che era il Re. E questo peccato, dice Gesù, a quegli scribi avrebbe avuto delle conseguenze eterne. Infatti quel peccato non avrebbe ricevuto perdono in eterno. Quegli uomini, questo è il peccato, questa è questa bestemmia contro lo Spirito Santo di cui Gesù parla qui. Quegli uomini stavano rifiutando il Re e il Regno presentati in un modo chiaro dallo Spirito Santo attraverso i miracoli compiuti da Gesù. Riuscite a capire la gravità di questo peccato che quelle persone religiose che conoscevano le scritture stavano facendo? I capi del popolo di Israele vedono i miracoli di Gesù, immaginate, vedono che può fare queste opere e li giudicano come se venissero dall'inferno, come se avessero origine in Satana. E facendo così stavano rifiutando la testimonianza dello Spirito, una testimonianza chiarissima che riguardava il Re e il Regno promesso da Dio nelle scritture dell'Antico Testamento. Non è un caso, se vi ricordate, che Marco abbia iniziato il suo Vangelo con la testimonianza di Giovanni Battista, ricordate, l'araldo venuto per annunciare l'arrivo del Re. Se vi ricordate, appunto, Giovanni aveva detto proprio queste parole: dopo di me viene uno più forte di me, al quale non sono degno di legare il laccio dei calzari, uno più forte che avrebbe battezzato con lo Spirito Santo. Questo Giovanni lo aveva detto, anticipato, però questi uomini negano questa verità, questa realtà. E così Gesù anticipa loro a questo punto che se non si fossero ravveduti non ci sarebbe stato per loro perdono, addirittura dice in eterno, non ha perdono in eterno. Qui c'è una negazione assoluta della possibilità di essere perdonati, né qui e né dopo. Gesù sta dicendo non ci sarebbe mai stata la possibilità di essere perdonati. È una menzogna quella di poter essere perdonati dopo la nostra morte. La Bibbia non parla di questo. La parola di Dio non parla del fatto che ci sia un purgatorio. La parola di Dio dice che dopo la morte c'è il giudizio, per cui il perdono deve avvenire qui sulla terra finché siamo vivi, altrimenti non c'è peccato che ha conseguenze eterne. Quindi capite che il peccato contro lo Spirito Santo non era una bestemmia generica contro Dio, ma un giudizio completamente sbagliato sulla testimonianza dello Spirito Santo stesso, sulla persona di Gesù Cristo. Adesso arriviamo all'ultimo versetto.
l'ultimo versetto è questa accusa specifica del peccato imperdonabile, il versetto 30. Infatti Marco qui dà un chiarimento, dice che Gesù parlava così, versetto 30, perché questi scribi dicevano: ha uno spirito immondo. Marco vuole che siamo, capiamo bene, naturalmente l'ho già spiegato questo, ma Marco voleva spiegare chiaramente la ragione per questa affermazione perentoria senza appello di Gesù. Dice perché dicevano, questi scribi dicevano, e questo lui lo scrive in un modo da farci capire che si trattava di accuse persistenti, non era una cosa che avevano detto soltanto così una volta, un po' per caso o per sbaglio, no. Questi scritti davanti all'evidenza dei miracoli di Gesù continuavano a dire che lui era impossessato dal diavolo. Allora, quello che voglio sottolineare a questo punto è che questa bestemmia contro lo Spirito Santo, quando parliamo di questo peccato specifico di cui Gesù parla qui, si tratta di un peccato che poteva essere commesso soltanto quando Gesù era presente fisicamente. Questo era un peccato che soltanto le persone dell'epoca, avendo Gesù davanti a loro che faceva questi miracoli, potevano commettere. Infatti è interessante, per esempio, che gli apostoli, dopo la partenza di Gesù, dopo che Gesù tornò in cielo dal Padre, gli apostoli non parleranno più del peccato, della bestemmia contro lo Spirito Santo. Quindi voglio ancora fare così un riepilogo delle componenti per riconoscere questo peccato della bestemmia dello Spirito Santo. Prima di tutto c'erano state delle manifestazioni chiarissime e innegabili dell'opera dello Spirito Santo. Qual era la manifestazione in questo caso chiarissima, innegabile della manifestazione dello Spirito Santo? Era stata una guarigione. Gesù aveva cacciato un demone, no? Da questo indemoniato, che era tornato a parlare e a vedere. Questa è una manifestazione chiarissima, innegabile. Questi uomini lo sapevano, questi capi dei religiosi sapevano, e lo leggiamo in altre parti della Bibbia, che Gesù faceva queste cose perché era un uomo venuto da Dio. Non comprendevano ancora che lui fosse il Messia, ma comprendevano che aveva delle capacità che venivano da Dio. Soltanto Dio poteva fare le cose che lui faceva, dirà per esempio Nicodemo. E poi il terzo elemento, quindi c'erano state delle manifestazioni chiarissime, questi uomini se ne rendevano conto, però, malgrado l'evidenza, con un'azione intenzionale ostinata a causa dell'invidia che loro avevano per Gesù e del loro orgoglio, attribuiscono questo miracolo a Satana anziché a Gesù. Ora, in questo senso, io credo, sulla base di quello che le scritture insegnano, che questo peccato non può essere commesso oggi. La bestemmia contro lo Spirito Santo, nel modo in cui queste persone l'hanno fatto, commesso, non può essere commesso oggi. Perché Gesù non è qui fisicamente, perché noi non vediamo, non assistiamo fisicamente a questi miracoli che Gesù faceva. E quindi questo miracolo in particolare era questo. Questa bestemmia, scusate, questo peccato in particolare, non può essere commesso oggi. Va bene? Se hai pensato quindi di aver commesso questo peccato imperdonabile, voglio incoraggiarti, non è possibile. Non è possibile oggi commetterlo. Ho letto questa citazione da parte di uno scrittore, ha detto: essere preoccupati di aver commesso questo peccato rivela l'attitudine opposta, semmai, alla natura di questo peccato. Cioè, se ti stai preoccupando di aver commesso questo peccato, stai dimostrando di non averlo commesso, nel senso che sei preoccupato, stai mostrando qualche tipo di rimorso. Perché? Perché chi era colpevole di questo peccato, in effetti, non se ne preoccupava. Non dava nessun cenno di rimorso riguardo a questo. Ora, fino a qui ho risposto ad almeno tre domande di quelle che avevo fatto inizialmente: che cos'è la bestemmia contro lo Spirito Santo,
quando viene commesso o quando venne commesso, e lo vediamo, l'abbiamo visto, da chi poteva commettere questo peccato? Beh, quelle persone che erano presenti e vedevano quello che Gesù faceva in questa testimonianza dello Spirito Santo nei confronti di Gesù. Ora, un'altra domanda è, ma perché è imperdonabile? Perché è imperdonabile questo peccato? Perché non c'è una soluzione? Com'è possibile che Dio perdoni tutti i peccati, anche peccati orribili, ma non questo? Perché ha una colpa maggiore di peccare contro lo Spirito Santo anziché contro il Figlio di Dio, per esempio? Come ha detto Gesù, le bestemmie contro il Figlio dell'uomo sarebbero state perdonate, ma non la bestemmia contro lo Spirito Santo. Certamente la dignità del Figlio di Dio non è inferiore, non è inferiore alla dignità dello Spirito Santo, sono persone della Trinità. Molti sono convinti che la spiegazione sta nel fatto dell'incarnazione di Gesù. Gesù è Dio. Quando si incarnò, proprio attraverso, prendendo questa natura umana, la nostra natura umana, ha per così dire nascosto la sua gloria. Ha nascosto in un corpo umano la dignità divina. Essendo venuto in forma umana, la scrittura ci dice che lui è venuto anche come un servo. Si è umiliato, addirittura si è fatto ubbidiente fino alla morte della croce. Quindi Gesù ha nascosto questa dignità, questa gloria divina. E a causa di questo, dicono questi teologi, peccare contro di lui, come Gesù dice, era perdonabile. Esprimere dei giudizi anche ingiuriosi contro di lui era perdonabile, era un peccato che si poteva perdonare, che Dio avrebbe perdonato. Al contrario, invece, ostinarsi di non riconoscere quella manifestazione chiara della potenza di Dio, questa opera potente e benevola anche, benevola verso gli uomini, significava peccare contro lo Spirito, che è colui che è fervo e perdona. Ma soprattutto era l'atteggiamento stesso di questi uomini che impediva il perdono, se ci pensate. Era l'atteggiamento stesso di questi uomini che impediva il perdono, perché questa loro presa di posizione ostinata, questa presa di posizione verso l'opera dello Spirito Santo, questa testimonianza che lo Spirito stava dando, impediva il loro ravvedimento. Gesù lo spiega, e se volete ascoltare, o se no potete prendere Matteo capitolo 13, in due versetti, perché Gesù vi spiega qual è il problema. Gesù vi spiega qual è il problema e ci avviciniamo anche a capire come questo messaggio è importante per noi. Allora, Matteo capitolo 13, pagina 965, guardate che cosa dice nei versetti 14 e 15. Qui Gesù è un'accusa contro il popolo di Israele, contro il suo popolo. Dice così: e si adempie così in loro, nel suo popolo, la profezia di Isaia che dice, Isaia aveva scritto 700 anni prima, udrete con i vostri orecchi e non comprenderete. Guarderete con i vostri occhi e non vedrete. Perché? Perché il cuore di questo popolo si è fatto insensibile. Sono diventati duri di orecchi e hanno chiuso gli occhi per non rischiare di vedere con gli occhi e di udire con gli orecchi e di comprendere con il cuore e di convertirsi perché io li guarisco. Capite qual era il problema di queste persone? Erano arrivate al punto di avere un cuore duro, un cuore insensibile, un cuore capace di vedere quello che Gesù faceva e di dire no, quello che tu fai viene da Satana. Pensate alla durezza del cuore di queste persone. Il pentimento richiede un cuore eterno, il pentimento richiede un cuore non ostinato. Riconoscere di essere un peccatore richiede umiltà, significa essere pronti ad ammettere di essere peccatori, significa confessarlo, significa umiliarsi, significa dire sì, io ho peccato, Signore, ho peccato contro di te, ho fatto il male. Anche la fede
Ricordate, Gesù, le due condizioni, chiedeva il ravvedimento e la fede. Anche la fede, credere che Gesù è colui che ha detto di essere il Re, il Signore, richiede la prontezza a sottomettersi alla sua autorità. Quegli uomini non avevano un cuore umile, quegli uomini non avevano un cuore tenero, perché per essere perdonato uno doveva essersi davvero pentito del suo peccato. Questa è la condizione, devi pentirti del tuo peccato. Ma quando guardiamo a questi uomini che gli facevano queste accuse, dobbiamo dire che non c'era in loro nessun tipo di disprezzo. Noi non ci sottomettiamo alla parola di Dio dopo averla ascoltata. Sapete che cosa succede? Ci induriamo. Il nostro cuore si indurisce un po' di più. Avviene un indurimento del cuore. L'ho notato proprio per esperienza personale. È più difficile che una persona anziana si ravveda. È più difficile che una persona anziana si ravveda. È più facile che si ravveda un giovane che ha un cuore ancora più tenero, che ha ancora delle esperienze, non tantissime esperienze della vita, rispetto a una persona anziana che invece ha tutte le sue idee, ha tutte le sue esperienze, ha tutte le sue convinzioni, ha tutti i suoi concetti, preconcetti. E nessuno di noi sa quando Dio giudica una persona con quel tipo di giudizio, con questo tipo di giudizio dell'abbandono, con questo tipo di giudizio che è stato definito retributivo. Però quello che voglio dirvi è questo, che ascoltare la parola di Dio, così come state facendo stasera, è una cosa seria. Ascoltare la parola di Dio è una cosa seria. Ascoltare domenica dopo domenica la parola di Dio e non rispondere come dovremmo rispondere, come Dio vuole che rispondiamo, ci mette nella condizione di indurirci e di arrivare a quel punto di non ritorno, così come si trovavano quegli scribi, quei farisei che vedevano quei miracoli incredibili. La parola di Dio parla di questa condizione nel libro degli Ebrei, ascoltate, perché queste parole sono state rivolte al popolo di Israele che stava rifiutando, anche dopo il ritorno di Gesù in cielo, stava rifiutando alla testimonianza degli apostoli riguardo a Gesù. Guardate che cosa gli dice l'autore. Ebrei 10, versetti da 26 a 29, dice così: infatti, se persistiamo nel peccare volontariamente dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, che avevano ricevuto la conoscenza della verità, dice, non rimane più alcun sacrificio per il peccato. Se voi rifiutate il messaggio del Vangelo, cioè quel sacrificio che Gesù ha compiuto una volta per sempre per i peccati degli uomini, non rimane più alcun sacrificio per i peccati, ma una terribile attesa del giudizio e l'ardore di fuoco che divorerà i ribelli. Poi dice questo: chi trasgredisce la legge di Mosè viene messo a morte senza pietà sulla parola di due o tre testimoni. Questo è quello che diceva la parola di Dio nell'Antico Testamento. Di quale peggior castigo a vostro parere sarà giudicato degno colui che avrà calpestato il Figlio di Dio e avrà considerato profano il sangue del patto con il quale è stato santificato e avrà disprezzato lo spirito della grazia? Queste sono parole severe, ma sono parole che descrivono quello stesso rifiuto, quello stesso indurimento che quei capi dei religiosi stavano avendo in quel momento. Questo passo dice che è impossibile portare al ravvedimento persone che sono arrivate a quel punto di indurimento, che si sono così tanto ostinate contro Gesù e contro il Vangelo. Vorrei concludere con l'ultima domanda che ci eravamo posti stasera, e cioè questa: se il peccato specifico della bestemmia contro lo Spirito Santo oggi non esiste perché Gesù non è presente fisicamente, c'è però un peccato che Dio oggi non perdona? C'è un peccato che oggi Dio non perdoni, un peccato più grave degli altri, un peccato
peccato che costa la condanna di eterno. Io credo che ci sia e che la Bibbia parli veramente di questo. E anche in questo caso, vi dico, si tratta di un atto conscio della volontà, ed è un atto anche ostinato, una scelta deliberata di una persona, ed è l'incredulità. L'incredulità è proprio il rifiuto di Gesù Cristo, quello che anche il popolo di Israele dopo, durante l'epoca apostolica, stava facendo. L'incredulità è il rifiuto di Gesù Cristo, il rifiuto della sua opera. Questo è il peccato che non sarà perdonato. E voglio dimostrarlo con questo ultimo versetto nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 3, versetto 18, pagina 1053. Un versetto molto semplice. Spero che Dio lo stampi nella tua mente, nel tuo cuore. Giovanni 3, 18. Qui è Gesù ancora che parla, quindi guardate, non potremmo essere più chiari. Giovanni 3,18, Gesù dice: chi crede in Lui, stava parlando naturalmente sempre di se stesso, chi crede in Lui non è giudicato, chi non crede è già giudicato perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. È possibile anche oggi commettere un peccato che non sarà perdonato. Scegliere di non credere in Gesù, scegliere di non accettare la testimonianza che lo Spirito Santo dà di Gesù Cristo nelle Scritture. Questa testimonianza che adesso è stata registrata e che voi avete nelle vostre mani. Queste cose sono scritte. Sono scritte da 2000 anni. Hanno tentato in molti di manipolare questo libro, hanno tentato in molti di distruggerlo, non ci sono riusciti. La testimonianza che lo Spirito Santo, che è l'autore delle Scritture, dà di Gesù Cristo, adesso è scritta. Queste cose noi le leggiamo domenica dopo domenica. Qui, ma possiamo leggerle e considerarle in ogni momento. E per questo motivo, sulla base delle verità che abbiamo visto stasera, ti esorto. Ti esorto a ravvederti e a credere in Gesù Cristo come tuo personale Salvatore. Questa è la volontà di Dio. Questo è ciò che Dio comanda a tutti gli uomini, di ravvedersi. Perché ha stabilito già un giorno in cui giudicherà il mondo con giustizia attraverso quest'uomo che lui ha stabilito, che è Gesù stesso. E ne ha dato prova risuscitandolo dai morti. Sapete, c'è un esempio veramente che mi ha colpito molto, proprio nella Scrittura, di un uomo che si è ostinato in questo modo. Sapete chi è? Erode. Erode è un uomo che è arrivato a quel punto di durezza, un punto tale che non poteva tornare più indietro. Pensate, Erode aveva inizialmente molto rispetto per Giovanni Battista. Infatti è scritto che aveva rispetto, aveva soggezione di Giovanni, perché sapeva che era un uomo giusto e santo e lo proteggeva, e quando aveva l'occasione lo ascoltava volentieri. Ma poi, a causa di Erodiade, che Erode appunto aveva sposato, che era la moglie del fratello, quindi non avrebbe potuto, e quindi Giovanni gli aveva detto che avevano fatto una cosa contraria alla volontà di Dio, Erodiade, che odiava Giovanni, Erode decise di far imprigionare Erode, Giovanni. E poi noi sappiamo che quando Erodiade gli chiese la testa di Giovanni per farlo decapitare, Erode lo fece decapitare. Beh, voi sapete che la fine della storia del Vangelo arriva al punto in cui Erode e Gesù si trovano uno di fronte all'altro. Erode si trovò un giorno di fronte a Gesù e c'è scritto che lui aveva desiderato molto quel momento. Dice che quando vide Gesù, Luca racconta, Erode se ne rallegrò molto perché da lungo tempo desiderava vederlo, avendo sentito parlare di lui, e sperava anche di vedergli fare qualche miracolo. Pensate.
E così in questo incontro che hanno avuto faccia a faccia, che un giorno vedremo, commenteremo insieme, Erode rivolse molte domande a Gesù, ma Luca scrive che Gesù non gli rispose più nulla. Gesù non gli diede nessuna risposta alle sue domande, perché Dio aveva deciso che era troppo tardi. Era troppo tardi per lui. Erode aveva raggiunto proprio quel punto dell'indurimento in cui si tornava più indietro. Si tornava più indietro. E Gesù lo spiega così. In Matteo 7,6 dice: non date ciò che è santo ai cani e non gettate le vostre perle davanti ai porci, perché non le calpestino con le zampe e rivolti contro di voi non vi sbranino. Gesù aveva deciso che dare il Vangelo a Erode in quel momento era come dare le perle ai porci. C'è un momento. No, questo è Matteo capitolo 6. No, quando ha detto che Erode e Gesù stanno di fronte di Luca. Luca 23,8. Luca 23,8, grazie. Sì. C'è un momento in cui Dio decide che è troppo tardi. L'uomo può raggiungere, da quello che abbiamo visto, un punto di non ritorno e non sappiamo quando questo avviene. Nessuno di noi sa quando questo avviene, però se sei qui, significa che sei vivo. E significa che c'è ancora speranza. Significa che c'è ancora speranza. Voglio incoraggiarti, esortarti, supplicarti di ravvederti e credere nel Signore Gesù Cristo per la salvezza della tua anima e per il perdono dei tuoi peccati, perché non c'è nessun altro nome che ci sia stato dato sotto il cielo per mezzo del quale noi dobbiamo essere, possiamo essere salvati per i nostri peccati. Preghiamo.